Sono tornato qui alla rassegna di Licodia Ubea dopo 4 anni, questa volta per presentare un libro che ho pubblicato con l'editore Il Mulino, Andare per le città sepolte, un itinerario attraverso 24 siti archeologici del nostro paese, 24 città sepolte, quindi che hanno percorso la loro parabola storica e sono arrivate alla loro fine. 24 siti che sono stati travolti dalla natura, dalla guerra, dalla crisi o dal tempo. Città quindi sepolte dalla lava di un vulcano o dal terreno di una frana o da un terremoto o ricoperte semplicemente dal mare in risalita. Oppure città che hanno terminato bruscamente la propria esistenza per un conflitto bellico, per una distruzione in ambito militare. Città diverse invece, città spente per effetto della crisi, città venute a estinguersi nel momento in cui è finito un commercio, è venuto a mancare un motivo di sviluppo, o città che si sono spente semplicemente al termine di una parabola naturale, città sepolte dal tempo, sepolte dalla storia e per questo finite. Si tratta più che di una guida, di un itinerario, di un invito a viaggiare, di un invito a scoprire il nostro paese, di un invito a muoversi su e giù per la nostra penisola, riscoprendo i nostri siti più importanti e soprattutto i nostri siti più nascosti, di cui il nostro paese è disseminato e che possono regalarci davvero grandi sorprese.